Sapete chi è questa donna anziana che vediamo nel trailer di Barbie? È Barbara Handler, figlia di Ruth Handler, l'inventrice di Barbie. È lei ad aver ispirato la prima bambola, di cui esce il film al cinema proprio in questi giorni. Ciao, sono Valerio Novara. È il 1959. Mentre Ruth Handler guarda sua figlia giocare con le bambole, si rende conto che alla bambina piace dare alle bambole ruoli da adulti. All'epoca, infatti, le bambole rappresentavano solo neonati, e intuendo che poteva essere una novità che non c'era sul mercato, Ruth suggerì l'idea di una linea di bambole dall'aspetto adulto a suo marito Elliot, che era il cofondatore della casa di giocattoli Mattel. Ruth crea la prima Barbie, a cui dà il nome della figlia, Barbara. La bambola arriva nei negozi il 9 marzo del 1959, con un costume da bagno zebrato, la pelle chiara e i capelli neri legati in una coda. Totalmente diversa rispetto alla classica Barbie bionda a cui siamo abituati ancora oggi. La bambola viene fabbricata in Giappone e nel primo anno ne furono venduti almeno 350.000 esemplari. Oggi Barbie è la bambola più venduta al mondo e l'elemento di punta della Mattel. Il prodotto più venduto è stato la Barbie con i capelli lunghi fino ai piedi, distribuita nel 92. Barbie è stato anche il primo giocattolo ad avere una strategia di mercato basata sulla pubblicità. Si stima che oltre 1 miliardo di Barbie siano state vendute in almeno 150 nazioni. E la Mattel ha dichiarato che vengono vendute circa 3 Barbie ogni secondo. Ma mentre Barbie si rivelava una delle idee più azzeccate al mondo, Mattel ne accresceva il mito, dandole una biografia, una famiglia, un fidanzato e degli amici provenienti da svariati paesi del mondo. A proposito, Ken è il nome ottenuto dall'elisione del nome Kenneth, altro figlio degli Handler, per molti anni il fidanzato di Barbie, col quale però lei non si è mai sposata. Il loro amore sarebbe nato nel 61 su un set televisivo. Il 13 febbraio del 2004, dopo 43 anni di fidanzamento, Barbie e Ken decidono di separarsi. Secondo la biografia scritta in questi lunghi anni dalla Mattel, Barbie sarebbe stata poi single per un periodo, tranne un piccolo flirt con il surfista australiano Blaine. Il 5 febbraio del 2011, poi, la coppia finalmente torna insieme. La prima trasposizione TV di Barbie è del 1987, con il corto Barbie e i Rockers, in cui la protagonista e la sua band tengono un concerto di beneficenza nello spazio. Ma è solo nel 2001 che iniziano a vedersi i primi film animati con la computer grafica. Ne escono 40, da Barbie e lo schiaccianoci a Barbie Rapunzel. In questi film non è la solita bambola a cui eravamo abituati, ma una giovane donna moderna e intraprendente. Spesso nelle trame di questi film ci sono non a caso degli elementi comuni, ad esempio il più delle volte Barbie è una ragazza di una normale famiglia americana che ha qualche difficoltà economica e molti difetti. In quella situazione la protagonista è quella che tira avanti la carretta, quella che tiene unita la famiglia pur rimanendo nell'ombra, fino ad arrivare al film con attori in carne e ossa che esce in questi giorni al cinema, diretto dalla regista di Piccole Donne, Greta Gerwig, e con attori del calibro di Ryan Gosling e Margot Robbie. Insomma, non c'è dubbio che Barbie sia uno dei fenomeni più studiati e più conosciuti al mondo. Voi fatemi sapere se conoscevate questa storia, le origini di Barbie, se andrete a vedere il film e ovviamente nei commenti poi fatemi sapere se vi è piaciuto. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è Acchiazione, attivate la campanellina, lasciate un mi piace a questo video, sosteneteci e seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni parliamo di cinema, film, serie TV, raccontiamo storie e aneddoti che riguardano questo meraviglioso mondo. E io vi do appuntamento al prossimo video.